E allora ritorniamo in onda qui su Play, almeno due pagine al giorno, insomma questo insieme di trasmissioni quest'oggi per raccontare queste elezioni europee. Finora abbiamo sciorinato tantissimi numeri, tantissimi dati, ha fatto già anche qualche valutazione io e il collega Francesco Pipes, che è qui alla mia destra, ma cominciamo anche a ospitare qualche altro punto di vista. Si è parlato molto, io anche ho presentato queste elezioni europee come delle elezioni che in parte sono state basate su temi che hanno a che fare con le politiche ambientali e climatiche, e forse ancora più decisamente avranno un effetto sulle politiche ambientali e climatiche a livello di Unione Europea. E quindi vogliamo raggiungere chi ha questo doppio sguardo, Unione Europea e questo tipo di politiche, questo tipo di temi, ovvero lo European Environmental Bureau, che è questa rete di organizzazioni di tutti i vari stati dell'Unione Europea che hanno al centro l'ambiente e il clima, e quindi cerchiamo qualche commento a caldo da parte di chi fa parte per l'Italia di questa rete. E in particolare diamo il benvenuto a Margherita Tolotto. Ciao, benvenuta e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie davvero a te, anche perché ti chiediamo, insomma, oggi la situazione è ardua, ovvero cercare di trovare qualche sguardo lucido rispetto a questa situazione. Quindi molto a caldo, dal vostro punto di vista, che cosa possono significare queste elezioni europee? Grazie per la domanda. È un momento storico, direi, questo che stiamo vivendo oggi e che vivremo nei prossimi giorni. Storico perché saremo di fronte a uno scenario politico che potenzialmente potrebbe non solo non avere una prospettiva sufficientemente lunga per quanto riguarda le materie ambientali e climatiche da garantirci un modo di vivere sostenibile nei prossimi anni, ma potrebbe anche smantellare quello che è stato fatto fino ad oggi. Quindi la paura della regressione esiste potenzialmente, però c'è anche la fiducia rispetto alla capacità e al potenziale di comprendere quanto temi quanto la tutela climatica, dell'ambiente, della salute pubblica siano in realtà temi orizzontali, sono temi che non hanno colore politico. Quindi al di là di chi siede in Parlamento, queste dovrebbero rimanere priorità solide anche per il futuro legislatore. Questa è la nostra speranza di fondo. Mi sembra di capire che il nodo da sciogliere sarà la posizione dei popolari, del Partito Popolare Europeo, che teoricamente esprime Ursula von der Leyen, ma sta facendo un po' un passo indietro rispetto a questo sostegno, e la cosiddetta alleanza Ursula, anche per quanto riguarda ad esempio il Green Deal, era un po' basata sull'alleanza tra centrodestra e centrosinistra europeo, giusto per farla molto molto semplice. Però nel corso di questa campagna elettorale proprio i popolari, che sono a livello europeo il primo partito, hanno cominciato a fare un passo indietro anche dal punto di vista di queste delle politiche ambientali e climatiche. E quindi il grosso dubbio che aleggia è stata una mossa elettorale, è stato un po' un ammiccare ai temi dell'estrema destra per rubare elettori, o si tratta invece di una prospettiva concreta, cioè noi effettivamente questi passi indietro li vogliamo fare davvero? È una buona domanda e purtroppo è difficile fare una previsione al momento. Per quanto riguarda il ruolo del Partito Popolare Europeo, già nell'ultimo anno noi abbiamo visto una forte regressione che tendeva molto ad allinearsi con le posizioni dei partiti più di destra per quanto riguarda i temi ambientali. Un sacco di legislazioni chiave, anche la protezione della natura e altre, sono state minacciate dalla posizione del Partito Popolare Europeo, che ha di fondo rinnegato un po' l'importanza del Green Deal, che era lo strumento di base che aveva garantito anche la nomina dell'Ursula von der Leyen al tempo, cioè una visione di una transizione ecologica che fosse anche strumentale rispetto a una crescita economica, come queste due cose in realtà vanno insieme. E nell'ultimo anno questo diciamo, il PPE non è stato esattamente il portabandiera di questa della politica del Green Deal. Quello che dobbiamo vedere ora effettivamente si trattava di una mossa politica per guadagnarsi elettorato e quindi non soccombere all'avanzata della destra, oppure è effettivamente un cambio di rotta. È difficile dirlo onestamente, e il fatto che adesso si entri nella fase di nomina del Presidente della Commissione darà indizi importanti
già nelle prossime settimane, perché potenzialmente Ursula von der Leyen potrebbe ricevere il suo secondo mandato già nella settimana del 15 di luglio, in occasione della prima plenaria del nuovo Parlamento. Quindi da qui a un mese potremmo già avere risposte importanti. Noi comunque vogliamo sottolineare sempre il fatto che le elezioni nazionali purtroppo ancora non riflettono in modo pregnante quale sia il ruolo della Unione Europea. Molto spesso vediamo le elezioni europee a livello nazionale declinate in approvazione o disapprovazione del governo nazionale, ma questo non è lo stesso tema. Spesso si traducono in dibattiti nazionali e su personalismi che non hanno rilievo a livello europeo, perché appunto si tratta di decidere chi governerà l'Europa e quindi i 27 paesi, e questa è una scelta diversa da quella che riguarda il governare la nazione. Ad oggi purtroppo questi nazionalismi si sono riflettuti tanto nelle sue elezioni. Secondo noi, vediamo come questo si tradurrà in futuro. E tu parli al plurale, perché effettivamente questo è uno dei motivi che magari portano un po' anche a autofustigarci, come dire, la politica del resto dell'Europa è molto civile, molto ragionevole, razionale, mentre invece noi italiani ragioniamo di pancia, appunto facciamo questo voto più nazionalistico che europeo. E invece quello che emerge moltissimo da questo voto è che è un po' una questione diffusa, tutte le campagne elettorali sono state basate su temi nazionali e non tanto su temi europei. Ma in tutto questo bisogna chiaramente ragionare sui verdi, quelli che sono i Greens all'interno del Parlamento europeo. E qui emerge da un certo punto di vista un paradosso, no? Tutti i sondaggi ci dicono che i temi del cambiamento climatico e la preoccupazione per il cambiamento climatico è largamente maggioritaria rispetto agli aventi diritti al voto, però poi invece si è visto in questo caso un netto crollo, anche se con qualche postilla, nel senso che per quanto riguarda l'Italia invece si è vista un po' di crescita per quanto riguarda quell'ambito politico, ma insomma a livello di Parlamento europeo c'era stato un exploit dei Verdi alle elezioni del 2019 e qui invece sono scesi molto e non so se ti rendo le cose più facili. Finora ti ho chiesto di prevedere il futuro e chiaramente non lo potevi fare. Non so se sia più facile guardare al passato e dire che cosa è successo. Sicuramente i Verdi intanto non hanno avuto una caduta tale quanto molte previsioni avevano cercato di definire, quindi comunque da quello che ho capito più di 50 seggi dovrebbero essere assicurati ai Verdi nel prossimo mandato. E è vero che nei recenti sondaggi europei il tema ambientale, protezione della salute umana, risultava una delle priorità, se non la priorità, per l'elettorato che era stato intervistato in questi negli ultimi mesi, anzi negli ultimi 2 anni. C'è una discrepanza fra l'essere coscienti dell'importanza di avere temi coperti dalla politica europea, il tema ambientale coperto anche attraverso i rappresentanti dei Verdi, e poi il voto che si va a fare in occasione delle elezioni europee. Secondo noi questo è anche causato da una non consapevolezza rispetto al ruolo che l'Unione Europea ha per quanto riguarda la gestione della tematica ambientale, che può essere effettiva ed efficace se armoniosa fra gli Stati membri. La materia ambientale difficilmente si potrà affrontare in modo esaustivo a livello nazionale. Ci vuole uno standard minimo di qualità ambientale e di tutela della salute umana che l'Europa deve garantire e è nella posizione di garantire. Purtroppo il voto non ha, sembra non aver avuto come elemento base per direzionare il posizionamento questa consapevolezza del fatto che abbiamo bisogno dell'Europa per fare bene nella materia ambientale. Bene. Purtroppo in questa occasione è sfuggito. Esatto, sì, qualcosa deve essersi inceppato, forse insomma il dibattito politico è stato un po' stravolto da alcune questioni, penso alle proteste degli agricoltori che senz'altro hanno influenzato molto, anche se è una questione un po' di uovo e di gallina, chi è arrivato prima al discorso politico, il discorso, come dire, del settore produttivo, questo è complicato dirlo, ma insomma
Direi che un quadro ce l'hai dato rispetto a questo voto. Non so se chiedervi appunto se a livello di rete qual è, che cosa, che strada avete davanti, ma mi sembra di capire che forse bisogna un attimo capire esattamente che cosa succederà prima di muoversi, di portare avanti varie strategie, soprattutto perché il Parlamento è soltanto una parte della politica europea, quindi insomma bisogna aspettare ancora un po', insomma, per capire esattamente cosa abbiamo di fronte anche dal vostro punto di vista. Sì, sicuramente un elemento in cui personalmente credo sia importante focalizzarci è quello di, come dicevamo all'inizio, evidenziare l'orizzontalità del tema ambiente e salute pubblica. Non è un tema politico, non è un tema dei Verdi, non è un tema che riguarda chi si fa eleggere sulle liste dei Verdi, è un tema che deve forzatamente riguardare chiunque si prende la responsabilità di rappresentare i cittadini in Europa. Io devo avere a cuore la salute dei cittadini, questo va al di là della posizione e del colore che io rappresento quando mi siedo in Parlamento. Noi speriamo e auspichiamo che questo sia un percorso che possiamo costruire, iniziare a costruire già da subito. Bene, bene, questo chiaramente anche il nostro auspicio. Allora ti lascio, insomma, anche immagino che anche voi state guardando con una certa fibrillazione, insomma, tutti i vari sviluppi, ma intanto ti ringrazio moltissimo, Margherita Tolotto per lo EEB, lo European Environmental Bureau. Grazie infinite, buona giornata e alla prossima. Grazie a voi, grazie del lavoro che fate.